Amici e amici di Rossini TV, oggi siamo a Villa Fastigi per la seconda edizione del trofeo Pisaurum Young Rider di ciclismo dedicato ai giovanissimi. Si tratta di bambini dai 6 ai 12 anni che sul circuito di Villa Fastigi si misureranno per vedere chi vincerà. Sono 180 quasi i partecipanti, un numero incredibile, vengono da 3 regioni. Un grande successo per questa seconda edizione che seguiremo con le telecamere di Rossini TV. Siamo col presidente dell'Associazione Sportiva Ciclismo Pisaurum Young Riders, un titolo, un nome che sposa l'inglese al latino, una tradizione forte, una cosa giovane, ci sono i ragazzi, insomma qui si pedala. Si pedala, allora la società è stata costituita 2 anni fa con lo scopo principale di promuovere il ciclismo giovanile. Il nostro intento per il momento ci siamo focalizzati sui giovanissimi, i ragazzi che vanno da bambini ancora perché vanno da 6 a 12 anni e vogliamo cercare di riportare il ciclismo giovanile qui nella zona del Pesarese perché negli anni è un po' sparito insomma col tempo. Adesso stiamo cercando di promuovere il più possibile. La società si sta muovendo su diverse tipologie, su più fronti. Il primo è l'organizzazione degli eventi. Questo è un esempio, siamo qui a Villa Fastigi. Il ciclismo vive un momento importante di notorietà, naturalmente non è il calcio, però è uno sport nel quale stanno andando le famiglie per fare movimento ai loro figli. C'è sempre il problema degli allenamenti, del traffico e di tutto quanto, c'è sempre l'esigenza di una struttura sportiva fortemente voluta anche dall'amministrazione che ancora però non riesce ad approntarla, però la risposta è importante da parte delle famiglie, avete comunque molti iscritti, molti partecipanti. Sì, stiamo cercando di promuovere sempre di più, ci dobbiamo prima di tutto far conoscere e lo scopo di queste gare è questo, appunto è lo scopo principale, farci conoscere, far vedere che il ciclismo, che i giovani si possono avvicinare al ciclismo. Chiaramente non è facile perché ci vogliono strutture, soprattutto per gli allenamenti, portare i ragazzini per strada è una cosa assurda, perciò abbiamo bisogno di strutture nelle quali muoversi, far muovere in sicurezza i bambini. Siamo con Andrea Salvatori, presidente del quartiere di Villa Fastigi, siamo nel parco Renato Fastigi, insomma siamo proprio nel cuore di tutto quanto e tra l'altro gli organizzatori ci dicevano anche nel cuore della ripresa, della decisione di farlo al centro del borgo, insomma. Sì, per anni è mancata una gara di biciclette, una gara di ciclismo all'interno del paese e siamo veramente molto contenti che sia tornata una manifestazione così, una manifestazione bellissima, molto partecipata e siamo contenti che ancora una volta Villa Fastigi possa essere il tracciato per una competizione sportiva di alto livello. Mentre arrivavamo qua cercando il posto giusto per fare l'intervista, chiacchieravamo sul fatto che Villa Fastigi ha ospitato le due ruote non solo nella versione pedalata ma anche nella versione motorizzata. Mi dicevi, te lo ricordi? Infatti io me lo ricordo, io venivo a vedere Agostini qua, insomma, voglio dire, Villa Fastigi c'ha veramente una grossissima tradizione sulle due ruote. Villa Fastigi è una grandissima tradizione di storia e di storie, tra cui la storia delle due ruote. Gare di biciclette, gare su due ruote con motociclette, quindi a motori o a pedali. Villa Fastigi è sempre stato un quartiere che si è sempre votato e prestato allo sport. Per cui, come dicevo prima, poter riospitare una manifestazione del genere per noi è semplicemente un grandissimo onore e ringraziamo tutti coloro che hanno organizzato la manifestazione perché permette nuovamente al quartiere di farsi vedere nel suo splendore. E quando usi questo plurale è reale, lo dice a nome di tutto il quartiere e lo stiamo percependo anche girando perché non c'è nessuna difficoltà, il quartiere ha apprezzato anche questa diciamo straordinaria e bellissima invasione sportiva da domenica mattina. Sì, io credo che tutti i cittadini di Villa Fastigi siano molto contenti di ospitare una manifestazione del genere, un po' perché Villa Fastigi in generale quando si parla di fare attività che riguardano i ragazzi più giovani è sempre molto ben predisposta, in più quando qualcosa del genere richiama anche la memoria storica del quartiere è un connubio perfetto. Tante belle, bellissime informazioni sulla gara ma soprattutto sui partecipanti, questa è la cosa che mi piace di più ascoltare quando c'è Ivan con me.
Sì, è un gradito ritorno intanto del ciclismo giovanile qua nel cuore di Villa Fastigi, che tradizionalmente ha ospitato il grande ciclismo negli anni. Quindi già è un merito agli organizzatori della Pisauro Young Riders, che si impegnano per quello che è il rilancio del ciclismo giovanile sul loro territorio. Ci stanno riuscendo, stanno impegnandosi a fondo, e questa è un'altra bella iniziativa. Quindi questi 180 mini ciclisti dai 7 ai 12 anni che arrivano da tre regioni sono sicuramente un motivo d'orgoglio. Un ritorno a Villa Fastigi, posto dove naturalmente c'è una tradizione forte, l'abbiamo sentito anche dal presidente del quartiere, sulle due ruote, un ritorno che prelude a un ritorno importante comunque delle gare. Abbiamo sentito anche l'assessore Mila Della Dora con questo circuito che prima o poi arriverà, delle gare finalmente di nuovo possibili sul nostro territorio. Speriamo nella realizzazione di questo circuito protetto, perché sarebbe un tocco in più, sicuramente un motivo per avvicinare i più giovani e non solo al ciclismo pedalato, perché tutti noi lo sappiamo che le strade sono veramente pericolose, quindi un circuito protetto porterebbe sicuramente i giovani ad avvicinarsi a questo magnifico sport che si chiama ciclismo. E oggi Villa Fastigi è come se fosse un circuito protetto. Esatto, logicamente la sicurezza in primis, tutto perfettamente a posto, noi siamo in attesa di partire con questa bella sfida a livello giovanissimi, quindi diciamo che sta per iniziare lo spettacolo, sono circa 180, quindi sicuramente ci divertiremo. Una mattinata calda di pieno luglio, però il ciclismo è anche questo, quindi si va avanti con qualsiasi tempo. Abbiamo invitato l'assessore Mila Della Dora a raggiungerci sulla torretta della TV, è una grande emozione per noi essere qua, perché veramente è uno spettacolo meraviglioso. Vediamo già dietro i bambini, perché praticamente non possiamo chiamare diversamente, hanno alcuni 6 anni, che stanno preparandosi però con il piglio serio di quelli che fanno le cose importanti. Sì, siamo orgogliosi perché quasi 200 bambini provenienti da 3 regioni e poi piccoli, quindi io direi che sono proprio dei piccoli grandi campioni. Fa piacere quando bambini, bambine così piccole già si approcciano a una disciplina sportiva, a maggior ragione quella del ciclismo, che sicuramente non è facile, però grazie all'impegno e all'entusiasmo anche della Pisaurum Young Rider, società ciclistica neonata appunto che promuove il ciclismo giovanile nel nostro territorio, l'augurio è che di queste competizioni se ne possano ospitare tante altre. L'assessore lo sa che tutta l'organizzazione mi ha dato l'incarico di fare la domanda chiave, che è aggiornamento sulla famosa struttura, sul famoso ciclo rotellistico che deve nascere e che tutti stanno aspettando. È un circuito importante che avrà un valore e una rilevanza anche a livello nazionale. Da qui a un anno avremo un impianto importante, ripeto, per il ciclismo giovanile a livello nazionale, un investimento di oltre 2 milioni di euro solo per la parte del circuito, un circuito di 2 chilometri che prevede anche un anello più stretto appunto per le competizioni giovanili come quella che stiamo vedendo e ospitando qui nel quartiere di Villa Fastigi. Questo si porterà dietro anche altre attrezzature, un complesso spogliatoi, quindi un complesso che alla fine cuberà quasi 3 milioni e mezzo, quindi i soldi ci sono, c'è il progetto, è già stato appaltato e quindi nell'arco di qualche settimana partiranno i lavori. Con Andrea Biancani, vicepresidente del Consiglio regionale. Andrea, al di là dei doveri istituzionali, essere qua in queste occasioni è sempre una gran gioia. Beh, devo dire che è veramente un piacere essere presenti qua, anche perché parliamo del ciclismo per i ragazzini. La prima gara che è partita i ragazzi avevano circa 5 anni e voglio fare i complimenti alla Pisauro Young Riders, che da pochi anni è una nuova società, associazione che si è costituita e sta facendo tanto per il ciclismo del nostro territorio. Voglio ringraziare il presidente Malerba, Maldeus e Smachina Umbri, ma devo dire che sono decine di volontari che della Pisauro Young Riders ogni volta collaborano e lavorano per garantire queste queste manifestazioni in sicurezza. È veramente bellissimo, siamo Pisauro Città della Bicicletta, a livello regionale stiamo promuovendo sempre di più il cicloturismo, ma anche il ciclismo come sport, in questo caso per i bambini, diventa sempre più importante per riuscire poi nel tempo degli anni a promuoverlo sempre di più.
Tra i soci fondatori dell'associazione, Tommaso Tamburini, uno degli anche organizzatori, l'amministratore, insomma un po' l'anima, quella che fa i conti con quello che serve per portare avanti un'associazione come questa. Esattamente, sì. E sono uno dei fondatori e sono molto contento di questa manifestazione che abbiamo voluto spostare dalla zona industriale al paese di Villa Fastigi per coinvolgere un paese che ha sicuramente una tradizione dal punto di vista ciclistico. Il paese sta rispondendo molto bene e devo dire anche l'amministrazione ci ha aiutato e ci sta aiutando, quindi sicuramente una manifestazione che è partita già bene, ma il nostro obiettivo è farla crescere veramente tanto, perché abbiamo gli spazi e la possibilità, oltre la Casa del Popolo, i Circolo Arci che ci sta ospitando, abbiamo dei parchi all'interno del paese che in una manifestazione fatta con queste temperature sicuramente è un plus non da poco. Del resto, quando si, diciamo, in qualche modo interviene di domenica mattina all'interno di un quartiere decisamente molto abitato, è ovvio che ci vuole la collaborazione, perché sennò sarebbe veramente un problema svegliare tutti con gli altoparlanti. Abbiamo già sentito lo speaker Ivan Cecchini che richiama all'ordine dai tempi della giornata, insomma se il quartiere non collaborasse sarebbe un problema. Certamente sappiamo, eravamo coscienti che l'impatto sicuramente non era da poco, ma su questa mattina io sono arrivato molto presto per vedere che tutto era a posto, e mi ha fatto sorridere vedere il cartello di un residente dove ha scritto benvenuti piccoli campioni, quindi io penso che questo faccia già capire come ci hanno accolto i residenti. Quindi secondo me si divertiranno anche loro, vedranno uno spettacolo che a Pesaro, nella zona di Villa Fastigi, manca da tanti anni. E infatti lo scopo della società è proprio riportare il ciclismo agli albori, come lo avevamo noi tanti anni fa, che ci ha dato la possibilità, insomma, di crescere, di imparare qualche cosa giocando. Federico Canuti, ex professionista, qualcuno qui aggiunge di quelli seri, è venuto a assaggiare, a sondare, a toccare con mano questo vivaio che nasce qua e che parte con grandi aspettative e comunque con grande divertimento. Sì, sicuramente le gare di giovanissimi sono molto importanti, perché il futuro comunque parte da questi ragazzini. La Pisaurum sta facendo un gran lavoro qua a Pesaro per il vivaio di ragazzini, e è sempre bellissimo venire a vedere questi bambini. Da ex professionista poi cosa si fa? La bici la si mette via e la si usa solo per andare al mercato, oppure si continua un po', insomma, a fare seriamente i giri, quelli giusti? No. Una volta a settimana, ogni tanto un giretto in bicicletta. E poi adesso organizzo anche una gara di bambini il 20 di agosto, sempre qua a Talacchio, però per il resto dai, tra lavoro e qualche giretto in bicicletta. Però l'esperienza è importante proprio dal punto di vista organizzativo, ci vuole sempre qualcuno che abbia fatto seriamente l'attività per riuscire a impostare bene anche tutto quello che viene fatto per far partire queste iniziative così importanti per i bambini, per la crescita del carattere, per il futuro, diciamo, per i futuri uomini e donne che vivranno, perché poi lo sport lo si fa non solo per diciamo, raggiungere livelli e risultati, ma lo si fa proprio per costruirsi un po'. Esatto, sicuramente per organizzare queste cose ci vuole tanta passione, sponsor che comunque danno una mano a tutto. La bicicletta prima di tutto comunque ti insegna anche nella vita, quindi per questi ragazzini, oltre a gareggiare, comunque un insegnamento importante, perché la bicicletta ti insegna a cadere e a rialzarti, che nella vita è fondamentale. Roberto Della Martera ha seguito tutte le fasi, ha coordinato tutte queste fasi che noi abbiamo ripreso, ma delle quali poco sappiamo, noi non ci intendiamo, come noi sicuramente anche qualche telespettatore. Allora spieghiamo bene che cosa avete fatto e che cosa fate per ogni partenza. Allora, per ogni partenza, ogni categoria deve avere un rapporto che sviluppa una lunghezza, no? Adeguata alla sua categoria. Infatti noi seguendo l'Igo abbiamo le categorie di 3, di 4, di 5,
e controlliamo mettendo una pidivella della bicicletta, no? A fare tutto un giro, deve andare a finire nel segno dove deve arrivare praticamente. Se è così va bene, se è un po' più lunga, se è più corta non fa niente, ma se è un po' più lunga non va bene, perché vuol dire che sviluppa di più e ha più forza. Adesso è tutto chiaro, e in più poi c'è la consegna del numerino per l'assegnazione. Il numerino, che noi abbiamo fatto i numeri sulla strada là, è la griglia di partenza praticamente sarebbe. E niente, col numero vanno, col numerino vanno al numero lì sulla strada e da lì parte. Allora, ci ha spiegato talmente bene che abbiamo capito tutto e abbiamo guadagnato la medaglia, anche noi abbiamo vinto la medaglia, è la medaglia. Grazie. Nelle frenetiche e trafficatissime fasi che precedono il podio del gruppo sportivo Pianello, Giuseppe Bracci è qua per raccontarci la sua personale visione, la visione di una delle tante società relativa a questa giornata. Sì, buongiorno a tutti. Niente, ho già fatto i miei complimenti di persona a Tommaso, di cui lo conosco di persona, e veramente i miei complimenti e da parte del gruppo sportivo Pianello a questa bellissima manifestazione. Bellissimo il percorso, tutto molto presidiato nei vari incroci, e quindi bellissima manifestazione, e i complimenti appunto miei e del gruppo sportivo Pianello vanno anche alla società organizzatrice, all'Episaurum Young Riders, perché essendo una società molto giovane, perché solo 2 anni di storia, ma che molto molto attiva sull'organizzazione di molte corse, e fa sicuramente bene al movimento giovanile marchigiano. Per ascoltare Francesco Signoretti dell'associazione naturalmente Episaurum Young Rider, ma oggi responsabile di segreteria, abbiamo voluto scaramanticamente aspettare la fine della gara. Per lui l'ultima intervista, la conclusione è andata benissimo. Direi che è andata benissimo, abbiamo avuto tanti partecipanti, 162 iscritti, con ben 18 società provenienti dalle Marche, dall'Abruzzo e anche dall'Emilia Romagna. E abbiamo concluso l'ultima gara, tutto bene, e una macchina organizzativa imponente, tanta gente a dare mano, volontari, e questo non è scontato perché un giorno come oggi con queste temperature davvero si fa sentire. Però un grazie a tutti, perché è stata una bella manifestazione, l'abbiamo voluta riportare al centro del quartiere di Villa Fastigi, con il supporto comunque anche della circoscrizione e di tutti gli sponsor, soprattutto del gruppo BS, che ci permette di essere qua noi come Episaurum. Quindi un ringraziamento speciale anche a Roberto Selci, che ha creduto in noi e sta credendo ancora in noi. E che dire, adesso siamo arrivati alle premiazioni, concludiamo le ultime ordine d'arrivo della categoria G6, che era abbastanza con tanto numero di persone, di ragazzi, e facciamo le premiazioni e poi ci diamo appuntamento al 2024. Quella del 2024, a parte che ovviamente siamo in pieno clima capitale della cultura, sarà la terza edizione. Insomma, di solito la terza edizione è quella nella quale si tirano le fila, no? La prima è un po' l'esperimento, la seconda consolida, nella terza si deve dare veramente il massimo. State scogitando qualcosa di speciale oppure si vedrà? Ma adesso abbiamo preso le misure al quartiere Villa Fastigi per capire dove stavano le potenzialità. Vedremo, pensiamo di rimanere un po' così, forse ci sarà qualche novità, cercheremo di fare qualcosa di più interessante, ci proviamo. Comunque ricordo che noi organizziamo 5 gare durante la stagione, di cui 3 nel territorio nel comune di Pesaro e 2 in provincia. Questa è l'ultima gara del comune di Pesaro, poi ne avremo un'altra a Montalabate, e comunque una cosa molto importante, e abbiamo cercato di riportare il ciclismo giovanile a Pesaro. Ci stiamo riuscendo, abbiamo diversi iscritti nella Episaurum e abbiamo comunque anche la rappresentanza di Fano, una società molto importante. Cercheremo nel 2024 di consolidare tutto, di riproporci con altre gare, e cercheremo di introdurre addirittura questa in una new entry. Forse avremo anche un'altra gara nel quartiere di Santa Veneranda Celletta, però ancora è tutto da organizzare. Questa è solamente una chicca, così vedremo se riusciamo a concretizzare anche quella.
È l'effetto telecamera di Rossini TV che fa sempre venire fuori la voglia di dire qualcosa. Allora guarda, ti lascio gli ultimi secondi di questa nostra chiacchierata e di questo nostro speciale per ringraziare tutti quelli che vuoi ringraziare. Naturalmente molti lo hai già fatto, hai già ringraziato BS, hai già ringraziato l'organizzazione. C'è qualcuno che vuoi segnalare in particolare grazie al quale tutto questo si è avverato e si sta avverando? Ma comunque abbiamo visto che all'assessorato allo sport di Pesaro è stato molto partecipe, credono molto in noi e quindi comunque l'appoggio del comune che ci ha permesso, ci ha dato l'ordinanza, quindi ci ha permesso di correre su queste strade, non è scontato perché andiamo comunque a bloccare tanti cittadini. I paesani di Villa Fastigi sono stati veramente eccezionali perché abbiamo avuto complimenti, sono stati molto contenti, quindi comunque il ringraziamento va al paese, al quartiere, al comune di Pesaro che comunque ci ha permesso tutto questo e chiaramente anche tutti i colleghi, diciamo, della Pisaurum, perché comunque si danno da fare da gennaio fino a dicembre. Voi oggi vedete questo spaccato, ma comunque l'organizzazione fa parte, dura tutto l'anno e non smettiamo mai. Iniziamo da gennaio con i ragazzi, gare contro gare, organizzazioni, permessi, ed non è semplice, però ce la mettiamo tutta perché comunque crediamo nel ciclismo, c'è della passione, c'è anche di molto impegno. Quale posto migliore per concludere che non il primo gradino del podio di questa gara, di questa giornata così intensa che ha visto 180, insomma il numero esatto l'hanno citato gli altri atleti della bicicletta, bambini dai 6 ai 12 anni, misurarsi in questo secondo trofeo Pisaurum Young Riders per quanto riguarda la categoria giovanissimi. L'abbiamo raccontato con le telecamere di Rossini TV e con la voce di tutti i protagonisti, l'abbiamo riproposto con tutte le nostre immagini in questa bellissima giornata di sole e biciclette.